Il teatro greco antico aveva dei limiti. Per esempio, non sapeva, non poteva mettere in scena ciò che accadeva in un interno. Tutto ciò che mette in scena il teatro greco antico è pubblico. Alexandra Zabà e io metteremo in scena nella primavera prossima, nella primavera del 2013, Edipo Re di Sofocle, e pensiamo di avere trovato, costruito una soluzione a questo problema irrisolto del teatro greco antico attraverso una reinvenzione del Teatro delle Ombre. Ma io vorrei leggervi adesso l'inizio di questo dialogo che si trova in Edipo Re di Sofocle tra Edipo e Giocasta, sua moglie e sua madre, che è appunto un dialogo coniugale, ma Sofocle, non avendo una soluzione del problema, lo mette in scena fuori, davanti al palazzo, il palazzo di Tebe. Cominciamo con Giocasta, che parla a Edipo. In nome degli dèi, spiega anche a me, sovrano, per quale ragione hai concepito tanta ira. Te lo dirò, ancor più di costoro, o donna, ti onoro. È colpa di Creonte, del complotto che ha ordito contro di me. Parla, se puoi provare la sua responsabilità. Afferma che sono io l'assassino di Laio. Perché lo sa di persona o perché lo ha udito da altri? Ha mandato avanti quell'indovino miserabile. Lui, per conto suo, non intende compromettersi. Assolviti pure dall'accusa di cui parli e dammi retta. Cerca di capire che nessuno al mondo è veramente in possesso dell'arte divinatoria. Te ne voglio dare la prova in poche parole. Un giorno fu predetto a Laio, non dirò proprio da Febo, ma certo dai suoi ministri, che era suo destino morire per mano del figlio che fosse nato da me e da lui. Orbene, Laio venne assassinato, come corse voce, da briganti stranieri a un crocicchio. E non erano trascorsi 3 giorni dalla nascita del bimbo che il padre lo fece abbandonare con le caviglie legate sopra un monte inaccessibile. Così Apollo non mandò ad effetto né che il figlio diventasse assassino del padre né che Laio morisse, come temeva, per mano del figlio. Eppure erano questi i fatti che voci di profeti avevano sancito. Di esse tu non ti curare. Ciò che veramente vuole, il Dio lo rivela agevolmente da sé. Che smarrimento, che turbamento dell'anima mi ha preso ad ascoltare le tue parole, o donna. Perché ti volti indietro? Quale ansia ti sconvolge? Mi è parso di udire da te che Laio fu assassinato al crocevia di 3 strade. Così fu detto e nessuno ha smentito. Dove si trova il luogo del delitto? Nella focide, là dove 2 strade convergono,
da Delfi e da Daulia. Quanto tempo è trascorso da quel giorno? La notizia fu portata in città poco prima che tu fossi riconosciuto re di questo paese. Oh Zeus, che vuoi fare di me? Quale pensiero, Edipo, ti opprime? Non farmi domande per il momento, dimmi piuttosto quale aspetto e quale età aveva Laio. Era alto, coi capelli appena incanutiti, non molto diverso da te nella figura. Ahimè, disgraziato, forse poco fa ho scagliato contro me stesso. Senza saperlo, orrende maledizioni. Che dici? Tremo a guardarti, mio signore. Mi ha preso uno scoramento indicibile. Forse l'indovino ha visto giusto. Capirò meglio se mi dirai ancora una cosa. Ho paura, ma risponderò alle tue domande. Andava con una piccola scorta o con un largo seguito di armati, come si conviene a un re? Erano cinque in tutto, compreso un araldo, e andavano sullo stesso carro. Ahimè, tutto è chiaro. Chi, o donna, vi recò la notizia? Un servo. Fu l'unico superstite. Vive tuttora in questa reggia? No. Appena tornato di laggiù, come vide che detenevi tu il regno del morto Laio, mi scongiurò, toccandomi la mano, di mandarlo nei campi a pascolare gli armenti, per non rivedere mai più questa città.